Ciao raga, nuovo episodio della serie di Willy Venom. Nello scorso avevamo chiuso con la nostra partita in nazionale con una bellissima doppietta, la prima con la maglia azzurra, e ora andiamo avanti con le partite di qualificazione al campionato mondiale del 2024. Allora, abbiamo un allenamento da fare perché siamo quasi saliti a livello 25, che non vorrei dire cavolate, ma potrebbe essere l'ultimo livello. Tra l'altro non so perché non me li fa salvare gli allenamenti qua. Allenamenti fatti, andiamo dentro con la partita con l'Islanda. Guardiamo la classifica, dobbiamo per forza vincere raga, perché mi sa che la prima passa diretta e l'altra va a fare lo scontro playoff, e l'Italia di scontri playoff non ne vuole sapere, visto come sono andati gli ultimi due con Svezia e Macedonia. Titolari 86 di overall, andiamo, let's go. Tra l'altro stiamo giocando al tramonto, guardate che bello il sole dietro che sta andando via dietro gli spalti con il riflesso sullo schermo, assurdo, dettagli incredibili raga. Vabbè, ma dobbiamo carburare raga, come nella scorsa partita. Avevamo giocato male tutto il match e poi doppietta nel finale e tre punti portati a casa, quindi non disperiamo. Venom, giocata magica, Venom vuole l'assist, lo trova, Chiesa, e arriva la rete. Non è assist, ma va bene lo stesso, siamo avanti. Mandami spina, bravo, in profondità, non c'è nessuno, però devo andare da solo, ci provo. Cross sul secondo palo per Federico. Buona idea, ci dice il mister. Va bene. Fine primo tempo, siamo avanti 1-0. Passa, spira. Io lo provo, raga. Io lo provo! Udira a giro, nella posizione di Insigne, con Insigne al fianco. La mettiamo dentro noi. 2-0. Vi prego, fatemelo rivedere. Me la son sentita, raga. E l'ho provato, senza manco il timeout verde. Ma ormai, siamo troppo forti. Insigne, ma che passaggio è? Vabbè, ce l'abbiamo noi, va bene uguale. Andiamo, andiamo, vediamo Chiesa dentro, lo serviamo benissimo! Ma come fuori gioco? Avevo messo una palla magica, ma di quanto? Fa vedere? Ma dai, non era fuori gioco, c'è la punta del piede che non l'ha segnata. Vabbè, lasciamo perdere, va? Io la provo. Di nuovo! Ah, Willy, ancora, Willy, ancora, rientra, vuole il passaggio, lo trova... No, che è successo? Non ci credo. Ma scusa un attimo, io ero qua, passaggio perfetto. Cosa fa Chiesa? Ma si è addormentato. Ma riguardiamolo, ma si è addormentato Chiesa. Ma io non ci credo. Mi erano venuti i dubbi di aver sbagliato il passaggio, che l'avesse toccata qualcuno. No, si è semplicemente addormentato Chiesa. Vabbè. Prendiamo ancora il 92esimo. Per fortuna che non c'è più tempo, perché la partita è finita, e quindi vinciamo 2-1 contro l'Islanda e prendiamo altri tre punti fondamentali per la qualificazione. Comunque in sta partita ci hanno scammato due assist, uno Chiesa si è addormentato e l'altro ci è andato fuori gioco, ma non era mai fuori gioco. E dopo la breve sosta con la nazionale torniamo a giocare col nostro Liverpool, con il nostro Venom che viene detto in grandissima forma, come potete leggere qua sotto, e siamo contro lo Sheffield United. Ovviamente titolari un po' più bassi rispetto al ruolo nazionale, poi facciamo il falso 9. Ah, tra l'altro c'è il debutto di Leao, che ha preso qua il posto di Mané. Ok, vabbè, passiamo da un fenomeno a un altro fenomeno, va bene uguale. L'importante è che ci servano palloni importanti per fare gol. Salah, Fabinho, Pedri, Salah, daccela, bravo. Non mi aspettavo che fossi così bravo, Salah. Però arriva il gol! Raffaelino Leao al debutto nella sua nuova squadra. Subito, chiamata a casa, 1-0. Mandami filtrante alto, va bene, basso uguale, provo un cross bellissimo per Pedri questa volta al volo! Stava venendo fuori un super gol! Lo proviamo! Ah, ce l'abbiamo il tiro da fuori, ce l'abbiamo. Loro sono in difficoltà totale, non riescono a uscire. Leao evita di fare il fenomeno, eh. Vai, passamela, bravo. Sono chiuso, ma provo una giocata magica! Mancino! La palla rimane lì, però niente, Salah, fai danni. Sì, però devi passarmela, vado in contropiede. Niente, non ce la fanno, raga. Mi giro e tiro. No, non ci siamo! Vabbè, raga, prima partita no di Willy Venom. Non mi sembra un dramma con la maglia del Liverpool. Che poi non è ancora finita, eh. Vorrei andare in contropiede, ma non ho stamina. Quindi non ho idea di come io possa fare un gol in questa partita. Forse così posso fare gol. Forse così! No. Niente. Bel tiro, ma non basta. Ce la vogliamo prendere, ultima azione. Ce la vogliamo prendere. Proviamo! Mamma mia. Vabbè. Passamela, che non deve fischiare il direttore, ok? Ok. Ah, l'avevo fatto verde, peccato. Vabbè, non vedevo neanche la porta. 1-0, gol di Rafa Leao. Non ottima prestazione di Willy Venom, ma non importa, ci può stare una partita così così. E attenzione, perché la prossima partita è il debutto in Champions League di Willy Venom, Liverpool Atletico Madrid. Quindi dopo il debutto in Premier e il debutto in nazionale arriva anche il debutto in Champions. Mamma mia, che stagione per Willy Venom. Andiamo un attimo a vedere gli allenamenti, va? Ah, ne abbiamo uno pesante e due normali. Proviamo a togliere quello pesante. Mettiamone uno leggero, dai. E simuliamo. E allora, andiamo.
titolari anche in Champions. Siamo ancora stanchi, niente, incredibile. Tra l'altro Leao non confermato perché gioca Diogo Jota a sinistra con 89 di overall, ma a noi non interessa. Basta che qualcuno ci metta degli ottimi palloni per segnare. Mamma mia che spettacolo, ma che sono sti fuochi? Wow, queste grafiche non le avevo mai viste, raga. Mamma mia che grafiche, raga. Che grafiche. Mano al cuore, musichetta della Champions e partiamo. Guarda lì che bello in alto a sinistra, la grafica ufficiale della Champions. Devastante, raga. Io dopo il gol al debutto in Premier vorrò anche il gol al debutto in Champions, ve lo dico. Arnold sulla riga. Ma chi è Lorogna? Sarà uno della primavera, non lo conosco. Lorogna, Lorogna, João Félix. Ma come l'ha presa Allison? Così, con la punta delle dita. Dai, passa una che su Schick, stacco io benissimo di testa, eh. Stuck. Ma come fuori gioco? Ah, forse sul mio passaggio a Diogo Jota. Vabbè. E non avendo la bandierina sopra del fuorigioco, raga, con sta visuale è praticamente impossibile. Però è realistico, perché anche loro nel calcio reale non hanno la bandierina sopra, in effetti. La star di questa squadra è Fabinho, comunque, raga, impressionante. Ma João Félix, smette di fare il fenomeno che c'hai Arnold davanti, va? Non benissimo, il primo tempo in Champions. Stiamo patendo la pressione del debutto in Europa. Sostituzione, ma non siamo noi ad uscire, meno male. È entrato Brandt. Ok. Mi sa che non abbiamo ancora fatto un tiro in porta. Guarda come ti vedo, Brandt. Ti imbuco. In porta, non sbagliare. 1-0. Ottimo assist, ci dice il mister. E siamo avanti. Che palletta gli ho messo. Raga, ma guardate che palletta che gli ho messo. Stoppettino. E poi pallettina magica per Julian Brandt, che non sbaglia. Ci regala l'1-0 e l'assist. Intanto Pedri lascia il campo per Naby Keita. Ci sta perché non stava giocando benissimo Pedri. Dai, manca solo il gol per coronare questo nostro debutto in Champions League. Occhio a Schick. Occhio a Schick. Raddoppiamo la marcatura su Schick. Ne salta due Schick. Bravo Fabinho ad allungare il gambone. Comunque la stamina è di nuovo giù, incredibile. Ma perché? Perché siamo così stanchi? Dopo magari potenzio i valori di resistenza, perché siamo troppo giù di stamina. Cioè siamo al 63esimo, abbiamo la stamina praticamente a terra. Scaricamela. Bravo, bravo, bravo. Io mi giro, non so cosa fare. Allora vado da Brandt, che è sempre una buona cosa che vada a Salah. Brandt ce la dà, si fida di noi, ma noi siamo praticamente KO. Non riusciamo neanche più a capire chi siamo. Cadiamo a terra appena ci sfiorano. Io capisco che giocare in Premier e in Champions è più difficile che giocare nel campionato portoghese, però addirittura da essere così stanchi al 60esimo in ogni partita. Cerchiamo di difendere la vittoria, che è importantissima, anche perché abbiamo fatto un bellissimo assist. L'ho detto, l'ho detto. Ma perché parlo? Perché parlo? 1-1. Ultima azione. Salah, ce la dà. Non possiamo sbagliare. Non possiamo sbagliare. E facciamo gol al 92esimo. Willy Venom. Via la pressione dalle spalle. Gol e assist al debutto in Champions League. 3 punti importantissimi per il Liverpool. E sulla battuta dell'Atletico dopo il gol finisce la partita. Vinciamo 2-1 e la partita l'abbiamo decisa proprio noi. E guardateci là col premio di MVP della partita di Champions tra le nostre braccia. Tra l'altro ormai formazione titolare, non ci stiamo neanche più nella sbarra. Ah, vedi, ci dice il giocatore è troppo stanco, nessun allenamento per oggi. Ma perché? Ma com'è possibile? Fatemi vedere un attimo. Fisico, resistenza abbiamo 78, non è che abbiamo chissà che. Sì, forse dovremmo potenziarla un po', però con i prossimi punti allora ci potenziamo la resistenza, anche perché non voglio andare a togliere punti da queste cose, assolutamente no. E dunque, ultimo match dell'episodio, siamo contro il West Ham che è al 19esimo posto. Let's go, titolari, torna Leao al nostro fianco. Morata tra l'altro nel West Ham davanti. Ok, prima Kane, poi Morata, tutti ex Juve. Noi abbiamo la barra praticamente all'80%, speriamo in bene. Non siamo abituati a giocare così tante partite, eh? E oggi piove, anzi, ma che cavolo è? Ma cosa sono? Ma perché ci sono delle bolle di sapone sullo schermo? Non lo so, non è pioggia, sono delle bolle di sapone che stanno costernando lo schermo. Mi sa che le hanno date i tifosi e sono rimaste qua dal pre-partita. Devo dire, effetto molto bello, però non ne capisco troppo il senso in realtà. Vabbè, scarico dietro per Arnold. Ruben Neves, Fabinho, ce la ridà, finta, contro finta, ancora! Cosa stiamo facendo? Mamma mia! Pensavo di averla buttata via, invece ho fatto una prodezza. Mi sono liberato e allora vado a esultare. In scivolata, non sotto la Coppa, perché siamo allo stadio del West Ham, ma va bene uguale. Mi sa anche che siamo capocannonieri del campionato, tra l'altro. Abbiamo fatto una cosa tipo 7 gol in Premier League in 5 partite, 4 partite, non lo so. Forse devo fare meno allenamenti per la stamina, può essere? Sì, può essere. Volevo arrivare però a livello 25 per vedere cosa succedeva. Vai! Che siamo ancora freschi, per modo di dire.
Tra l'altro, raga, ho visto il video della presentazione della carriera giocatore dell'anno prossimo e sembra davvero bella, 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 eh. Che potrei farti i tatuaggi, ci saranno gli sponsor e tutte le cose, anche la parte di finanza. Ovviamente la faremo, Ripartiremo da zero, però vedremo se ripartire dall'Arrogate o se sarete voi ad aiutarmi nella scelta. Intanto abbiamo preso il gol dell'1-1. Però comunque questi sono tutti i discorsi che affronteremo dall'uscita di FIFA 23. Adesso dobbiamo concentrarci sulla fine della carriera di Willy Venom, che spero finisca con la Champions, il Mondiale e tutte cose belle. Comunque queste bolle di sapone non ho ben capito, perché si vedono solo quando sei in mezzo al campo. Boh. Se vado nel replay si vedono, ma nel replay non ci sono. Boh, magari un bug visivo, non lo so. Ah, bravo Allison! Oh, sta giocando bene il West Ham, incredibile. Ma perché sta dominando il West Ham? Tra l'altro sono sparite le bolle di sapone. Io, guarda, non ho spiegazioni a ciò. Volete vedere che se facciamo un gol riappaiono? Secondo me, non lo so. In due stagioni siamo passati da essere un giocatore di quarta categoria a essere titolari in una delle migliori squadre di Premier League. E anche a prendere gol da Morata. Ma questa è un'altra storia. Niente, sono riapparse le bolle, incredibile, boh. È un bug visivo, abbiamo capito. Noi, come al solito, non abbiamo più la stamina. Non esiste più praticamente. Però prima abbiamo fatto il gol vittoria senza stamina. Vediamo se ce la facciamo anche adesso. Sì, sì. Timed verde. Traversa. Ma cosa devo fare di più io che il timed verde? Spiegatemelo. No, perché non lo so. Timed verde con tipo 95 di finalizzazione, 93 di potenza tiro e becca la traversa. Leao non ci stai dentro, te lo dico. Ridatemi Mané, che non si può giocare con Leao. Fa tutto da solo e quando la passa sbaglia. Finita. Perdiamo 2-1. Contro il West Ham, l'ultima partita di questo episodio. Non basta il nostro gol che aveva aperto le danze al 10° minuto. Azz, non abbiamo completato nessuno dei 3 obiettivi. E la nostra barra della titolarità è scesa vertiginosamente. Tra l'altro, prima di concludere l'episodio, ho spostato un attimo la cam per farvi vedere di qua che abbiamo fatto 6 gol. Il record della competizione sono 32 e il gioco prevede che noi faremo 45 gol in Premier League. Non lo so, Eric. Detto ciò, raga, con in sottofondo la prossima sfida che ci aspetta in Premier League, ovvero quella contro il Tottenham, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo episodio della serie di Willy Venom. Bella!